ci cambia. Facesse non essere Senti, bene, a me queste cose mi stanno sul cazzo, quindi non espanderò proprio.
Oh, saetta. È avvisato Domingo, ma non so se è stato. Bene, 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 bene. Perché dovrebbe andare male? Ma dai, proprio questo non posso proprio lamentare. Questo mese. Allora. Dai, che abbiamo giocato un po' troppo a FIFA per mettere da parte Watch Dogs. Ma io volevo questo. Io volevo fregare i soldi a qua. Quanto siete ninja? Mo, tu come stai, se? Racconta. Racconta, racconta. Mannaggia dei tos. Senti, dai, che missione dobbiamo fare? Ricerca, che significa ricerca? Ah, no, pensavo come lo avevi visto. Sì, spiega, spiega. Allora, 8, raga, però sapete che io mi sono scordato di giocare a Watch Dogs, quindi... Potenza... Questo potrebbe essere comodo, però io... fatto che ma... che queste cose qua mi sono dimenticato di fare. Questa la dobbiamo fare, Wagno. Purtroppo la dobbiamo fare. Resource fair. Ma non so vis pro.
Sì, tutto molto bene, ma come arrivi lassù? Ah, sì, si può fare. Lo so, sì. Aspettiamo il gruppo sui dati. Boh, ti devo dire, sai, non tanto mi convince, ho letto Porta a Porta. Di genere le cose Porta a Porta sono un po' merda. Di genere. Però buttati, oh. Potresti fare come un amico mio, Alex De Luce. Quello sta pieno di soldi, sto fatto. Ma solo questo, che sta rompendo i coglioni. Io non voglio picchiare i cavi per i cani, però. Ma ci sarà pure una parte dove posso entrare io? Aspetta. Boh, sai, io di ste cose non capisco un cazzo. Cioè, se tu capisci e lo vuoi fare, fallo. Però io sono più
Ma o comunque l'aveva detto Davide che finiva pareggio. Ditti, sono fatto buona met X più gol. Vabbè, ti serve comunque un qualcosa per capire. Ci serve uno che fa quella cosa là. Eccolo. Salve. Intelligenza. Il bro. Vitami. Ti voglio troppo bene. Sei pronto a perdere? Ma sei così sicuro? No. Sei proprio così sicuro? No, può darsi che succede comunque, lo sai, perché se gioca a chiesa so cazzo. Dove cazzo l'abbiamo preso? La chiave. Disturbi, eh? Questo ci può servire comunque. No, ma col PSG avete giocato bene da quando è iniziato a entrare Chiesa, quello è il problema. Se Chiesa gioca come Chiesa, so cazzi. So veramente cazzi. Ma non ho voglia di prenderli tutti però. Sì, lo so, avete giocato bene. Tralasciando che Cuadrado fa schifo. Perché non sa difendere. Però, cioè, oddio. Avete giocato bene anche perché non c'era Neymar, eh? Secondo me se ci fosse stato Neymar, sarebbe finito diversamente. Vitamin. Comunque Mbappé è veramente fortissimo. Mamma mia. Cioè, tralasciando che Mbappé è un po' difficile fermarlo. Però è veramente fortissimo.
È che è un bimbo minchia Mbappé. Questo sì. Ma che Mbappé è un bimbo minchia si sa, però è fortissimo. Ah, Berbin, devi essere oggettivi. Cioè, avete giocato bene, questo sì, perché comunque siete riusciti a bloccare Messi. Mbappé no. Nuno Mendes il gol è stato un po' regalato da Cuadrado. Infatti si vede dal fatto in cui Gatti va vicino a Cuadrado e lo bestemmia. Perché stava giocando veramente bene Gatti. Però con Neymar e Mbappé sarebbe stata un po' difficile. Vabbè, su questo sì, Erwin, ti do ragione che Haaland è più forte. Mbappé io lo reputerò forte solo quando avrà le palle di andare a mettersi in gioco nel Real Madrid. Tutto da solo. Senza chi ti aiuta Messi, senza chi ti aiuta Neymar, tutto da solo. Se va Real Madrid, Mbappé potrebbe diventare la nuova sfida. Là veramente può essere tipo Haaland, Mbappé la sfida. Perché Haaland al City sta facendo tutto lui con De Bruyne. Bisogna vedere se Mbappé al Real Madrid ha coraggio di fare tutto lui con Benzema, Valverde e gli altri. Però per quanto è forte Valverde, Real Madrid manco gli serve. Ma Valverde fa tutto, regà. Valverde, se tu gli dici Valverde è il giocatore più forte del mondo in questo momento, assieme a De Bruyne. Non hai niente di meglio da fare? Cioè, io non ho mai visto un giocatore forte come Valverde, vi giuro. Sì. Ah, da qua. Coromi, 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 coromi. Te voglio droppa. Sì, ma guarda che papà. Ma Aone, Elblin, ma mettiamo caso. Mbappé, cosa ha pensato? Cioè, cazzo, mi offrono 50 milioni all'anno. Quello, i soldi, non ho corrotto mentalmente. Io invece, sai cosa ti avevo detto? A sto punto, io preferisco più il Real Madrid, perché i soldi me li danno lo stesso, ma almeno vinco i trofei, capisci? Su quello ti do d'accordo pure io. Eh sì, però diventa un po' così. Vabbè, però voglio dire che se ne... Vabbè, ma devi capire che la gente è veramente strana, Erblin, non ci puoi fare più, cioè, i giocatori ormai pensano a fare altro. Ah, vedi, questo è il fatto del motivo del perché non riuscivamo a farlo, perché? Aspetta, forse ho capito. No. Ma Piqué, guarda, per quanto sia un giocatore finito, cioè, per quanto sia un giocatore finito e che si è fatto smerdare ripetutamente dal Barcellona e dall'Inter, ha avuto le palle di dire: no, io i soldi dal Barcellona non li voglio. E va bene così. Piqué merita rispetto. Piqué merita molto rispetto. E vabbè, qua come facciamo, scusa? Ma infatti. Poi, ma il problema è...
Aspetta. Sì, sai, io non ci ho capito un cazzo. Ma se vuoi lavorare con i computer, cioè, va, cioè, non accettare. Chi vince il mondiale per me, io spero, o il Brasile o l'Argentina. Se devo scegliere un'europea, spero la Spagna. E come cazzo entro qua? Claire Dunphy, penso sia... Ma to è lì, eh sì, chi poteva mettere questo nome secondo te? Ho capito, fino al 25 novembre, no, ok, dopodiché mi caccio. Pensate, il 4 novembre, non trovi un lavoro tipo stra che sia pure McDonald's o altre cose? Ciao, Robby One. Io mo devo sclerare, mannaggia Dio. E qua appunto c'è qualcosa, scusa, oh, sbagliamo nome, eh? Non so, fatti mettere la cassa, la cucina, sai, cioè basta che comunque lavori, perché poi almeno trovi, come trovi un lavoro più buono che lavorare con i computer, ti butti. Qua c'è qualcosa da fare, ma... Bra, sai, McDonald's assumono. McDonald's, oh, è un'assunta l'amica mia che fa l'università. Al CEP, per dirti. Il McDonald's, oh, togli il rumore della tastiera, mannaggia il clero che è nervoso. Quale, questo? No, l'erba non penso. Non c'ho manco il pregio di vederlo, ma... No? Perché l'amico mio con quello che volevo vedere è partito, quindi... Juventus Inter un po'... Oh, sto scherzando! Ma dov'è che è schislapi? Non lo faccio più. Per chi non sapesse, Claire Dunphy sarebbe la mia pupa... Pupa figa. Strafiga pupa. Forza Juve. Vabbè, io dico forza Inter. Vabbè, oh, cerchiamo qualcosa per salire qua, mannaggia il clero. Ma tu vuoi scommettere che... ma non so che... Se... Vabbè, oh, proviamo. Claire Dunphy sarebbe la mia pupa sexy. Hai visto che qua c'è qualcosa? Ah. Allora. Forza Real Madrid. Andrés Bebek. No, raga, non si può. Il PSG, se non fosse stato per quel presidente di merda, si poteva anche tifare, secondo me. Sì, ma tu sali qua e poi che cazzo fa? Cioè, devi trovare una via di uscita, una via con qualcosa. Ah, ma te, vabbè, sua mia sorella. Vita mia. Te voglio troppo bene, te voglio... Scusa, come si chiama sta cosa?
punti di ricerca, dove cazzo stiamo? Auckland. Allora. Allora, no, io riesco a capire sta cosa. No, qua no, qua no, qua no. Ma chi ti... Oh, Wanye! Ho deciso, dove mettere cosa del McDonald's? Bravo, sai. Fidati, fai la cosa migliore. Ecco, vedi. Sì, setta, l'amica mia guadagna per 3 ore guadagna 700-800 euro. E io non sapevo di sta cosa, possibile? Vitami. Sì, puoi farlo part time. Dammi a fare le patate in... Vabbè, setta, all'inizio inizi part-time. Però tu volendo puoi mettere full. Vabbè, tu fallo il colloquio. Ah, ragazzi, veramente, non sto scherzando. Vabbè, devi veramente così tanto, eh. Io non lo faccio perché col cazzo vado a friggere patatine. Cioè, per tutto rispetto alle persone che lo fanno, però. Cioè, l'ho già fatto una volta, perché devo farlo ancora? Oh, e me, ma siamo saliti. Sì, sai, vedi. Ma oh, Madonna santa. Ho capito che cosa devo fare. Ma si rompe. Ma vedi se vai a friggere le patatine, vai. Sai che cosa devo friggere? E non lo dico qua perché sennò mi banano. Ma questo c'ha il boost, grazie al cazzo. Le affliggere i polipi. Sai che costi frigo io? Poi vedi. Vai, setta. Vai, vai. Ma se mi butto io...
va bene. Sto esaminando i dati ora. Sembra che i 580 abbiano lasciato un veicolo, poi recuperato dalla polizia. È un'auto diversa ogni volta. Poliziotti che gestiscono un contrabbando davanti al sito S? Ma sono sotto copertura, niente tracce. Il che vuol dire che ci servono delle prove tangibili. Serve quell'auto. Cercherò di sapere chi si troverà dove e quando. Controllo, dovresti vedere il mosaico ora. Ci sono. Ah, ma me lo dici qua. Forse ho trovato un passaggio. Ok, credo di aver capito come funziona. Vedi niente da usare per distrarli mentre prendi la macchina? Ho un paio di idee in mente, sì. Ma tu come cazzo era qua, mo? Va bene, ci sono. Stanno arrivando. Vattene da lì. Auguri, amico. Mano sui cannoni. Ecco l'auto. Ora devo solo uscire da qui tutto intero. È successo, scusa? Ma stava qua, come cazzo ha fatto a vedermi sto ciccione di merda? Ma vaffanocca, mamma tu. Ma dice devi fare l'imboscata. E come cazzo la devi preparare l'imboscata? Cioè devi mettere qualche cosa. Allora, allora, prepariamo scherzo per trovare degli indizi del percorso del suo nemico. Attivo e attivo di tutto il mondo senza che ravi. Lascia figlia di Troia. Magari me lo dici prima. Eh no, ma se metto la bomba esplode la macchina. E mettiamo uno qua. E uno qua. 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 Va bene, ci sono. Stanno arrivando, vattene da lì. Auguri, amico.
Ecco l'auto. Ora devo solo uscire da qui tutto intero. Scusami. No, non sto capendo io. Allora, aspetta, forse ho capito male. È perché stanno quelli là che mi sparano. Non ho capito il perché. Cioè, se io non sto nella zona ricercata, no? Perché mi spari? Insomma, dobbiamo fare una cosa. Una cosa molto illegale. Bra, non so capisci perché mi hanno sparato. Oh, esci da dove? Da qua non mi sparano, vero? No, perché forse... Oh. Mi pare proprio che mi ha fatto da sé. Vedi? Allora. Allora, noi adesso mettiamo una bomba qua e una qua. Ma se mi prendono per adesso sono dei figli di zocco. Ora devo solo uscire da qui tutto intero. Vediamo un po' se funziona. Vediamo un po' se funziona, ragazzi. Ah, se funziona, GG, eh. Che alla fine non è una male pensata. Ho fatto esplodere l'auto, quelle tre sono morti. Là parliamo, facciamo pum 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 a quelle due. La storditore, rispariamo a tutte e due e scappiamo con la macchina, easy proprio. Che devi fare? O tipo devi lavorare tipo la notte o devi tipo lavorare il giorno. Ma la notte è fichissimo. Vamos! Hola,
lavora a manessa. Andate ovunque, deve essere ancora qui. Amici, è fatta, ma mi serve un favore. Devo occuparmi di un'altra cosa qui. Trovatemi un posto sicuro in cui lasciare questa. Penso io a quella bella bambina. Lasciala al ponte per San Francisco. La ritiro io tra pochissimo. Grazie, amico. L'ha detto che io funzionava. Abbiamo avuto culo, però il culo ci sta. L'auto è parcheggiata e in attesa. Ricevuto, mio capitano. Ho la telecamera pronta a documentare tutto. Ciao Erwin, buonanotte. Ma quindi, volendo, la macchina è sparita? Questa la posso prendere o no? Salve, consigliere. Marcus, a che cosa devo il piacere? Dobbiamo parlare, in privato. Ci vediamo lungo la riva, a sud del mio ufficio. Sto arrivando. Mi piace, ammiro le persone che se ne fottono dell'opinione degli altri. È sveglia, e i suoi in riga. E ci fa guadagnare un sacco di cose. Io la notte no. Eh beh, metti che vuoi lavorare solo diurno. Ce la dici? Vabbè, la sera, cioè fai tu poi la mattina, che ne so, fai 10-13, o che la mattina fai 8-14 per dirti, la sera fai 16-20, la notte fai 20-24, cioè quello è. I federali vogliono che la gente creda che stiano difendendo i loro interessi, ma se si legano mani e piedi a Dushan, presto andranno a fondo insieme a lui. Non sanno ancora cosa gli aspetta. Pensi che ora l'FBI lo mollerà? Per ora è probabile. Ma se facevi tu il che facevo io, allora che cosa devi dire? No, dalle 6 alle 3, dalle 3 a mezzanotte. Sembra di essere in un film noir, Marcus. A che pensi? Alla polizia. L'ultima volta che c'è stato questo tipo di corruzione sono arrivati i federali. E ora, cazzo di Riders 2.0. Non dovevano sistemare le cose. Chi hai scoperto? La polizia spara ai sospetti. Falsifica le prove, ruba, mente e froda il sistema proprio come ai vecchi tempi. Solo che ora ha il CTOS come alibi. Discrezione operativa. Senti, portami delle prove e io ti aiuto. La polizia sta cambiando, Marcus, credimi. Per me e i miei amici la comunità è tutto. Cazzate. I cambiamenti richiedono tempo. Il dipartimento non è ancora perfetto, ma c'è chi vuole migliorarlo. Chi stai proteggendo, Miranda? La comunità o la polizia? Marcus, proprio tu non puoi essere così ingenuo.
Ma dove però? Il dipartimento di polizia e la comunità che protegge non sono più separati. Vuoi cambiare le cose? Ferma le persone che si mascherano dietro la tecnologia. Perché tu e il TEDSEC non siete gli unici. E le valanghe non nascono ai piedi delle montagne. Questo potrebbe infastidire i tuoi amici della polizia. Mio caro, se si infastidiscono invece di indignarsi, non sono amici miei. Ha ragione. Josh, c'è il capo della polizia dietro a tutta questa merda. Dimmi che hai trovato il modo di eliminarlo. Ci sarà una vendita di droga tra poco in una raffineria a nord e uno scambio di veicoli è in programma al porto a sud-ovest. Se gli rovini la festa, è probabile che il nostro buon amico dovrà uscire allo scoperto per sistemare tutto. Esatto. Prima vado alla raffineria. Il traffico di droga cambierà la nuova immagine della polizia pulita. Madonna santa! Che è? Fa ridere come Orazio sia sparito, però risponde ai noodle. Oh, sto andando io veloce, sta macchina fa paura. Che? Non ha senso sta strada. Ma papà mi poteva fare andare dritto. Il GPS si droga come l'Apo Elkan. One shot every 11 2 9. Serve la musica adatta. Tum 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 tum. Ah, giovane! No, no, perché no, mi dispiace. Quando la sua macchina per gli esercizi ha un guasto. Bader ha riso del video, affermando di avere il senso dell'umorismo. Eppure, voci di corridoio di Invite dicono che il suo avvocato ha inoltrato una diffida per far rimuovere il video. La raffineria. Stai attento, è zona della Bratva. Ma sempre sotto la sorveglianza del CTOS, giusto? Cerco un altro server? Avvisami quando ci sei. Della Bratva, della Russia, è zona della Russia. Porca puttana, mi sto cagando sotto. Bratva. Russia. Tutto a posto da qui. Elaboro i dati. Vedo un bastimento carico carico di esplosivo. Non è il parcheggio migliore per questo carico. Aspetta, se noi dobbiamo rubare questo,
Madonna, ho capito cosa vuoi fare, stronzetto. Scommettiamo che quello che c'è dentro non è impermeabile? S. Certo, il sistema delle falle, ma rischiano di farsi prendere con le mani nel sacco. Di sicuro avranno qualche piano per cancellare i video dai server. Considerato quello che abbiamo, non hanno fatto un gran lavoro. Forse hanno solo rimandato la pulizia. È come buttare la spazzatura. Bisogna farlo. O forse sono soltanto pigri. Chi si crede al di sopra della legge pecca spesso di arroganza. Il nostro hacker grigio si riferisce per caso a noi. Era un'osservazione, cara. La natura umana non si hackera. Non a lungo, almeno. Allora, dobbiamo distruggere questo, no? Chapeau! Chapeau! Mi serve solo l'ultima bomba per far esplodere questo. No. Aspetta, che sto mando, ma io qua scatto a ridere forte. Ma devi tipo... Ti devi sollevare. Tanto da qua non pensi che ti sgamano, eh? No. Lo so. No, vabbè, ma non puoi, perché comunque devi far esplodere quelle due cose là, quindi... Ho capito cosa, però so cosa fare. Che qua stanno un botto di esplosivi comunque. Senti. E ci siamo. Sta per fare parecchio rumore. Metto l'orecchio a terra, vediamo che succede. Dacci dentro.
Attenzione! Va, fammi vedere le mani. Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, no! È lì qualcuno nelle vicinanze. Uccidetelo. Aiuto! Ma che cazzo! Non posso alzarmi! Vabbè, ma questo c'è la madan, c'è la mamma un po' zozza. Vabbè. C'è la mamma zozza, per non dire che c'è la troia. No, vabbè, dobbiamo solo capire. Allora, là andava bene. Andava tutto bene. Madonna zozza. E dai, sti cazzo di quadro rotore che mi imbroglio sempre. Quando, il problema è capire che qua, quando passa il camion, devi farlo saltare in aria. Quindi o ti devi mettere tipo imboscato, che da Fetch and Buy Code, tipo da qua. Sperando. Fra, se ti ho detto mettiti da qua. E ci siamo. Allora, vediamo un po' se funziona. Sta per fare parecchio rumore. Metto l'orecchio a terra, vediamo che succede. Dacci dentro. Cazzo! C'è un intruso. Merda, merda, merda! Beh, vabbè! Mi sto cagando addosso! Corri, Marcus, corri! Oh, come diceva quello scary movie, corri, maiala, corri! Madre mia, che caga. Ma meno male che quello col cecchino c'è la stessa mia di Correa sotto porta. Madre. Cercata in giro. Ma beh, no, così ce la siamo giocata veramente bene. L'ho detto. Ok. Il bianco mi dice che mi costerà di più perché le fondamenta sono sbagliate, eccetera, eccetera. Ragazzi, io vi frego la moto. Ammamate! A bucchina! Cazzo, dovevi vedere il fumo che usciva da quei cosi. Marcus, senti, sto ascoltando la frequenza della polizia. Se la sono fatta sotto. Missione compiuta? Cosa cazzo è stato? Non lo so, è andato tutto a puttane, il carico è fottuto. Questa volta ti copro, ma se risuccede le nostre carriere sono finite, ti rendi conto? Si gode. Come da piani, no? Meglio che ti sbrighi ad arrivare al porto. Potrai contare sul fattore sorpresa.
Vitami. Josh, sono al porto. Vuoi dirmi qualcosa prima che entri? Attento ai Tezka. Cazzo, è il loro territorio? Sì. Va bene, troverò il server. Forse non andrà così male. Ma i Tezka erano più rompicoglioni. Ma che palle i Tezka. I Tezka rompevano il cazzo a motore. Zio che... Tezka. Sto processando il mosaico ora. Trovato qualcosa? I Tezka guidano un'ambulanza e la polizia si porta via un sacco mortuario. Cosa? Statisticamente, se vuoi trasportare qualcuno, l'ambulanza è il mezzo più sicuro. A occhio non credo che gli interessi molto la salute del paziente. È la mia sola via d'uscita. A patto di non distruggere me stesso né la prova né il tentativo. Allora. Credi davvero che funzionerà? Il capo ha una certa fama. La sua ira avrà la meglio sulla ragione, te l'assicuro. Non doveva arruolarsi in polizia. Non sempre possiamo scegliere chi ci protegge. Forse è tempo di cambiare. Sto per rubare un'ambulanza da un gruppo di poliziotti corrotti che potrebbero spararmi addosso. Tu sì che sai come divertirti. E in scena. Ma non farti vedere, Marcus! Ti sei messo qua? Fatto, sparatemi! Voglio morire! Fa mocca sort. Allora, il piano è giusto, ma il riparo forse non era giusto. Ah, perché quello stronzo si è messo posto mio. Allora, qua andava bene la bomba. Va bene pure qua. Sì, perché per andare... scusa, perché questo è salito là? Non dovrebbe farlo. Sto per metto qua, là. Sto per rubare un'ambulanza da un gruppo di poliziotti corrotti che potrebbero spararmi addosso. Tu sì che sai come divertirti. E in scena. Ma se mi sgamano pure qua dentro, bestemmio. Quindi sono rimasti solo loro due.
senso? Ho appena rubato un cadavere. Ti conviene scaricarlo il prima possibile, amico. Ti consiglio davanti al quartier generale dell'FBI. Ha già scatenato la furia dei poliziotti corrotti. Senti qui. Osprey, rapporto. Non so cosa è successo, signore. Quelli ci stavano aspettando lì. Sei sollevata dall'incarico. Ma signore! Voglio Kestrel sulla prossima barca. Deve essere puntuale. No, signore. Passo e chiudo. Abbiamo avuto culo anche questa volta, perché abbiamo giocato la chiave tempismo in una maniera incredibile, sì. State bene? Sì, sto bene. Sparo a vista sarà ad Alcatraz, a mezzanotte. Ma cosa potrà mai andare storto lì? Non dirlo più. Sul set, è come Macbeth. Ah, lo terrò in mente quando morirò su un'ex isola carceraria abbandonata. Vado. Oh, cazzo! Andrò ad Alcatraz. Non ci sono mai stato, sai? È assurdo, tu ami Alcatraz. Adesso non esageriamo. Presto, la data esatta della rivolta alla mensa? Quale? Nerd! Oh, ehi, hey, io... Nerd! Come cazzo arriva ad Alcatraz? Sì. Boh, penso sia tipo fare le cameriere o non so adesso se... Sì, ok, dove vado? Vabbè, come cazzo arriviamo ad Alcatraz? Ci sarà pure qualche barca, non pensi che puoi arrivarci nuotando?
ti racconti della mia giornata? O della mia settimana? Magari? Via! Via da qui! Una giornata di merda e poi tu me l'hai peggiorata! Non ti... Stava andando tutto bene. Alla fine, mi sa che ho un altro buco nell'acqua. Ma cazzo andiamo là? Cioè, a me... Ma qua dice auto. Ci provava troppo a dire. Sembrava quel film sul negoziatore. Te lo ricordi? Prova in tutti i modi a diventare amicone del deserto. Ah, ci sono una barca, cioè non c'è barca. Non puoi nuotare fino ad Alcatraz. Nel mezzo della seduta. Oh, davvero? Io c'ero. Almeno credo. Ma stai scherzando? Ma questo mi muore adesso. Là vedo una barca. Ah, ma questa è la missione di Alcatraz. Modo. Missione più difficile del mondo. Già lo so. Salve, ho bisogno della vostra barca. Fuga da Alcatraz. Mangia merda!
Ehi là, ti va di raccontarmi qualcosa dell'isola? Ma certo, ragazzo, che cosa vuoi sapere? In questo posto c'è il CTOS? È stato installato da poco, ma sì. Ho una guida. Leggere un... Sì. Questa è fatta. Ci sono più video di quelli che immaginavo. Ci vorrà un po' di tempo. Aspetterò. La vista qui è magnifica. Oh cazzo. Nel video ci sono dei poliziotti che uccidono persone ad Alcatraz. Almeno 6. Allora devo andare via di qui senza che mi vedano, no? Non c'è tempo. Camera 11. Sono qui. Merda. E quello deve essere Kestrel. Vattene, Marcus. No, ci serve. Vivo. Può verificare la lista di nomi che abbiamo? I poliziotti sono già dentro. Stavolta non hai modo di uscire. E freestyle sia. Ma veramente dobbiamo fare sta puttana?
Dicevo, in qualche modo devi pure essere intelligente. Problema. Cioè, devi tipo asfissiarli. E il che sarebbe un colpo di genio, perché se li asfissi non si svegliano. Spot fan. Però devi asfissiare qua. Il problema è che non butta asfissia dopo che cura tutta la mostra, sembra da. Vabbè, da qua deve pur passare, sì. Cugno, cazzo. O devi giocare d'astuzia in tutte e due e da sopra li asfissi. Ma come cazzo fai, orco Giuda? Ci faremo una botta di culo. Vai! Vai! Ma vaffanculo! Pensavo... ma qua... Io ci provo, eh! Mi andrà di merda, però... Senti, non so se è Burger King, KFC, bar, ristorante, GameStop, pizzeria... No, pizzeria no. Cioè, quelli che ti fanno fare un lavoro mattutino. Tanto è solo quel trimone che... Vabbò. Mo, trimone pezzo di me. Non so da dove sta salendo, mo. Che se vengono da qua, possiamo so... Merda. Merda. Lo sai, ti troveremo. Pensa che ti vuole bene. Cercare la mia squadra, attenzione, possibili sospetti nelle vostre vicinanze. 911, dichiari la natura dell'emergenza, prego. È impossibile, regà. Attenzione, ci segnalano un criminale violento vicino al nostro posto di basso. Stai mettendo sul personale. Okay.
Vabbè, raga, è impossibile. Io non so come cazzo fare. È impossibile. Penso che droppo sta missione. Se no devo vedere per forza come cazzo si fa. Allora, è possibile, cioè devi essere un culo rotto, incredibile. Ma che si chiama sta missione di merda? Come si chiama? Non mi mette pausa. Ecco. Eh no, ma giusto per capire, perché è impossibile, cioè. Ah, vedi, lui col robottino. Ma seguiamo come fa il dottore. Lui col robottino. Mezzo da qua. Vabbè, raga. Se funziona è il mio nuovo dio questo, Dai, non ci credo! Dio. La devo rifare. Perché sono un coglione. Devo rifare. Ho capito però. Questo è un cazzo di genio però. Ho capito. Mo non è un genio questo. Perché tu chiamando le guardie.
Però aspetta, allora è geniale come lo sta facendo lui, eh? Bisogna ammetterlo. Però mi serve il quello che ha, che era bra. Mannaggia, chi da bucchine mammat. Quella che ha, che la mi serve. Questa storia deve finire. Dobbiamo far intervenire i nostri. Vabbè, ho sbagliato, palese. Però ma che palle quando sbaglio? Ho sbagliato. Però se sono fortunato. Cercate ovunque. Mi serve una preda. Ma andate! No, regà, proprio abbiamo sbagliato. Sì, dai, ma mi faccio ammazzare. Perché praticamente che cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo hackerare il tizio, rubargli la chiave per la galera, chiamare i gangster, loro escono tutti fuori e poi noi andiamo a rapire quello e scappiamo e poi si vede. Il problema è che dobbiamo farlo bene.
Ma tu Pop Dota sta? Niente, oggi il signorino vuole stare qua. Tua madre zocco. Fa sciocchino. Voglio esplodere. Che poi vedi da qua, se ti butti dopo, scappi. Capito? E non sarebbe male. Vabbè, mo. Quando si riprende sto quadrilotore di merda. Ma per fare una missione del genere, come sta solo chi no. Allora, oh, guarda, fa davvero. Ma il problema è che se lo fai all'inizio, vabbè, questo potrà uscire, spero, eh. Vai che esce, vai che esce. Io sto per sbestemmiare. Non lo so perché. Non mi cedo. Comunque lo devi hackerare quello per aprire la cella. Magno così io mi sparo nei coglioni, veramente non so come cazzo fare. Prima o poi,
Vabbè, lo rifaccio come qua c'è quella. Guarda, dobbiamo solo scappare! Dove cazzo sta il coso? No! Kitamu! No, merda! Ti segnalano un possibile crater vicino alla nostra posizione. Nooo! Ma che vita di merda, vai assurdo! Che vita di merda! Ma quelle due guardie del cazzo! Era fatta! Vabbè, oh, ma scappa, se no è pesce, né come sto. Cazzo, merda. Oh, così guadagno, un saccio. Centrale a squadra, il sospetto in barca. Registrazioni in arrivo. Il sospetto ha una barca. Il sospetto ci ha seminati, stiamo in giro per cercarlo. Cerchiamo attentamente, lo troveremo. Illustriamolo. Stiamo andando sul posto. Beh! No, come in fuga di nuovo? Forza, muoviti! Pronto? Funziona questo coso? Ti sento? Tutto ok? Sì, sono al sicuro ora. I tuoi amici mi hanno dato accesso a questo canale per ringraziarti. Puoi ringraziarmi denunciandoli. Puoi contarci, amico. Stai attento là fuori. Ma che goduria! Che goduria! Ma io non ci credo che abbiamo fatto la missione più difficile del mondo. E mentre tutti mi sparavano a culo, io penso di fare robe. Piede ad Alcatraz. Mai più. Devi crederci, zio. Sei evaso da Alcatraz. Qui non si scherza.
Un cazzo. Okay. Senti, ti spiace? Ehi, ascolta, ascolta. Voglio solamente dormire per tipo un anno, se a voi sta bene, ok? No, dopo. No, dai, no, oh, ok, ok, va bene, sono sveglio, d'accordo? Fanculo. E? Voilà. Con noi c'è il consigliere comunale Miranda Comey. Qual è la sua opinione su quest'ultimo colpo alla reputazione della città? Grazie, Charlie. Se non fosse per l'azione delle forze dell'ordine e di un provvidenziale testimone oculare, ora non saremmo qui a parlare. Sono felice di annunciare che abbiamo già avviato un'indagine interna a tutto campo con la collaborazione della polizia di Oakland. Vediamo che gli manca. Cittadini dell'era digitale, benvenuti. Agenti della polizia vogliono usare l'analitica predittiva per proteggere Oakland. Invece, le belle marce si danno da fare per trasformare un progetto pensato per proteggere i poliziotti onesti impedendo che divengano bersaglio di vendette, per smerciare droga e fare rapine. E uccidono chiunque gli ostacoli, senza farsi problemi. Un'indagine interna pare sia già in corso, ma è vero colpevole? L'algoritmo predittivo della Bloom non è oggetto di critiche. Forse davvero non ha alcuna falla, come sostiene chi l'ha inventato. O forse lo si può manipolare, perché i filtri ai danni dei poveri e dei deboli sono già stati scritti nel codice. Ma se non verrà diffuso il codice sorgente, non lo sapremo mai. Il Vetset vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. Senti, senti. Guardiamo il quadro generale. Ok? Inspiriamo tutti e due. Ogni azione del DedSec supporta la nostra narrazione ed espiriamo. Il DedSec è una distrazione, ma è la nostra distrazione. Pensiamoci su per un po'. Namaste. Non voglio vedere mai più Alcatraz per il resto della mia vita. Troppo calmo. Vabbè, i completi di Al Capone. Allora, io direi che questi qua, questi ci possono servire. Questo attacco, per me è importante una banda per tenere insieme il bersaglio. Chiami i membri più fa. Ma questo è bello però. Senti, io vorrei fare precisione di tiro, però questo qua. Oppure grilletto facile, difetto strutturale, occhio di falco, queste cose qua, però devi prendere. Lo so. Poi vediamo, dai. Sono le 00:30, io penso che. Da, penso che mi metto sul letto.
stava? No, non c'è. E penso proprio che Rider Omegri. Questa missione mi ha sfinito il cervello, ma proprio assai. Ma ehi, Panzetta, se domani devi fare qualcosa, io dalle 3 fino alle... Di Diego, dalle 3 fino alle 5, dovrei... 5 e mezza potrei stare. Diego, ripeto. Così... Vabbè, ma ho scritto bene. Aspetta, ancora sbagliato. Ah no, ho scritto bene, sì, ok. No, scusate. Pensavo di aver scritto male. Dicevo, ci sono. La sera non faccio niente. Possiamo provare. La sera non dovrei fare niente. Per coprire le sue tracce, che il profiler della. Sì. Dico, la sera non dovrei fare niente perché è sabato. Quindi domenica, non penso, mi ammazzo perché sta l'Inter che perde con la Juve. E niente. Beh, ci vediamo domani.